Ciao a tutti e benvenuti su Simply Navigi. Allora, lo sfondo è diverso, come avrete capito magari già anche dal titolo, ma anche dallo sfondo che generalmente utilizzo perché in questo momento sono posizionata nella stanza che uso come studio. Questo sarà un video dedicato all'organizzazione. Mi avevate chiesto per terminare un po' il concetto dell'agenda da casa, di spiegarvi come io utilizzo quel famoso sistema a chiocciola, che si chiama Spiral Dex, infatti ve lo scriverò qui in sovraimpressione perché magari non tutte sono familiari con questo termine. È un sistema che utilizzo da diverso tempo e che a me personalmente piace molto perché sono una persona molto visiva, quindi utilizzo moltissimo i colori sull'agenda. Vi lascio quindi al video, come sempre aspetto le vostre domande e i dubbi qui sotto. Questo è un sistema che vi avevo già mostrato nel mio video sull'agenda e che io trovo molto efficace per la gestione del tempo. Per che cosa in particolare lo consiglio? Lo consiglio nel caso in cui vogliate tenere traccia del tempo speso a livello di mezz'ora o ora. Se avete delle unità di tempo da gestire che sono più basse rispetto ai 30 minuti, questo probabilmente non è il sistema ideale per voi. Quindi lo consiglio, diciamo, all'interno dell'arco di una giornata con questa unità di misura. E va benissimo non solo per come lo utilizzo io, ma credo che sia anche perfetto, ad esempio, per le persone che studiano, che stanno preparando degli esami, magari più di uno in contemporanea e vogliono tenere traccia, ad esempio, del tempo da dedicare a ciascuna materia per preparare l'esame, quindi dividere la giornata in argomenti di studio piuttosto che in capitoli di studio, quindi ad esempio una parte teorica, una parte pratica. O anche a persone che svolgono un lavoro in cui devono tenere traccia, ad esempio, mi vengono in mente i professori, le insegnanti, tutte quelle persone, che possono gestire, ad esempio, classi differenti, ore di supplenza, piuttosto che progetti, ad esempio, quindi persone che lavorano sui progetti, vedere quanto tempo all'interno di ciascuna giornata dedicate a un singolo progetto, magari per la fatturazione a fine mese, piuttosto che per la rendicontazione oraria, eccetera, eccetera. Ognuno può applicare il tipo di utilizzo che ritiene più opportuno e cercate di essere anche in questo flessibile e di larghe vedute, nel senso che, come vedete, io l'ho applicato non tanto a un'attività strettamente lavorativa, ma già solo anche per avere un'idea visiva, di quante ore dedico alla mia famiglia piuttosto che all'utilizzo del computer su YouTube. E potete anche, diciamo, sperimentare, perché in questo caso non vi costerà nulla, nel senso che questo template, io, come vi dicevo, l'ho scaricato da internet e ve lo metterò qui sotto, disponibile nell'info box per avere anche la possibilità di scaricarlo voi stesse. Li stampo da sola in casa, li ritaglio, li foro con la bucatrice di cui vi ho già parlato. E anzi, se non l'avete visto il video sulla mia agenda, vi rimetto entrambi i link qui sotto in modo che possiate guardare anche tutti i materiali che uso, le penne che uso, eccetera, eccetera. Come vi dicevo, lo stampo in casa, quindi potete anche provare, sperimentare e adattarlo poi man mano nel tempo. Ripeto, le motivazioni per cui io lo uso sono prettamente visive, nel senso che a me aiuta in termini di colori, capire all'interno di una settimana, di una giornata, quanto tempo sto dedicando alla mia famiglia, quanto tempo sto dedicando magari all'utilizzo del computer, quante ore sono via invece per il lavoro piuttosto che per eventi o quant'altro. E quindi visivamente mi dà una mano anche a realizzare, diciamo, con immediatezza se quella giornata è troppo piena o mi porta via troppo tempo rispetto a quello che vorrei dedicare ai miei bambini, alla mia casa, eccetera. E quindi a riorganizzarmi eventualmente. Non è un sistema che utilizzo tutti i giorni e non deve diventare una schiavitù, ve lo dico sempre. Tutti questi sistemi devono aiutarvi a organizzarvi meglio, ma non devono diventare un lavoro in più da fare. Quindi se vi facilita la vita, ben venga ed è uno strumento sicuramente utile. Se la vita in realtà ve la complica o vedete che perdete troppo tempo, risulta troppo difficile, eccetera, probabilmente non è il sistema per voi. Io, come vi dicevo, ho scelto quattro categorie principali, con quattro colori semplici che utilizzo sempre, che sono il viola per le attività lavorative e di ufficio, la parte blu è invece web o YouTube, quindi identifica, diciamo, il mondo internet e digitale, il rosa è la casa o la famiglia, quindi del tempo che spendo unicamente dedicandolo alla casa e alla famiglia, e per dedicarlo a casa e famiglia non intendo
tanto le pulizie e quant'altro, ma proprio del tempo di qualità in cui prendermi cura della casa e dei bambini. E la parte in verde invece sono appuntamenti oppure tempo che spendo fuori casa e in cui sono occupata. Ad esempio, se ho un evento di lancio di qualche brand alla sera e quant'altro, io lo segno in modo da capire che in quel momento non sarò in casa, ma non starò neanche lavorando, e quindi anche vedere quanti ne ho in contemporanea o all'interno di una settimana. Come lo compilo? Nella parte centrale, all'inizio della settimana che voglio completare, scrivo il giorno. Adesso ovviamente li metterò a caso e sto scrivendo anche al contrario, quindi perdonatemi se non sono precisa. Quindi 1, 2, 3 che corrispondono, diciamo, alla data della settimana. Come si utilizza però? Allora, come vedete ci sono questi pallini e queste linee. All'interno della data, quindi della giornata, la chiocciola è pensata in modo tale da avere le linee, quindi questi pallini, sulle ore. In realtà voi non riuscite a vederlo, ma ci sono anche dei trattini, quindi diciamo la chiocciola qui è fatta in modo tale che ogni area, ogni fetta è divisa anche in quarti d'ora, quindi potete tranquillamente calcolare 15, 30, 45 e 60, che rappresentano l'ora intera. Ovviamente in un template piccolo come questo è difficile utilizzare questo sistema, ma se invece volete farlo all'interno di una giornata e ridisegnare la chiocciola su una giornata tenendola più grande, allora a questo punto potete anche rappresentare unità di misura più piccole come i quarti d'ora. Come funziona poi il resto? Allora, diciamo che ogni fetta rappresenta un orario e per convenzione, diciamo, questa verso l'alto, così come accade per l'orologio, è da considerarsi le 12 e la mezzanotte. Quindi, diciamo, una giornata immaginaria è 12, 1, 2, 3 come l'orologio, 4, 5, 6, 7 di sera, 8 di sera, 9 di sera, 10, 11, mezzanotte. Io per praticità, siccome la mia giornata non inizia, ovviamente, alle 10 del mattino, ma inizia molto prima, e cioè aggiungo due fette in corrispondenza, potete ridisegnarle tutte, e in particolare, come vi dicevo, io aggiungo questo orario, cioè dalle 7 in avanti, semplicemente aggiungendo delle linee. In questo caso quindi posso tenere traccia della giornata, e quindi alle 7 mi sveglio, dalle 7 alle 9 so che sto dedicandomi a prepararmi e quindi, diciamo, alla famiglia, a preparare me e i bambini, e quello che faccio è con il rosa vado a segnare fino alle ore 9, quindi tra le 7 e le 9 sono impegnata per la famiglia. Generalmente dalle 9 in avanti invece segno il lavoro, e quindi una tipica giornata lavorativa è, diciamo, dalle 9 più o meno fino alle 5, alle 6 eccetera in ufficio. Quindi ovviamente quello che faccio è vado a segnare tutto questo orario da dedicare al lavoro, e quindi so che sono occupata. Ripeto, sto parlando di una tipica giornata lavorativa, ma se avessi una giornata dove esco prima, ho una visita medica, devo portare i bambini invece a fare una visita dal dottore piuttosto che una riunione di classe eccetera eccetera, allora in quel caso lo segnerei in maniera diversa. Poi anche qua, diciamo, immaginiamo che io ho una serata in cui ho un evento particolare che inizia magari verso le 6 e finisce verso le 8 o le 9. In quel caso, con il verde, che è il mio colore per gli appuntamenti esterni, andrei a segnare dalle ore 6 alle ore 8, quindi due ore in cui sono fuori casa, dopodiché rientro in casa e a quel punto mi dedico prima ai bambini per metterli a letto, quindi fino alle ore 9 più o meno, dopodiché posso dedicarmi ad altre attività, sempre o a casa o, come spesso accade, magari lavorando sul computer o sul blog o su diciamo il sito, il canale, e poi a quel punto torno magari a passare invece un'oretta con mio marito, guardare un film eccetera eccetera. Ripeto, questi sono tutti esempi. L'altra cosa che potete fare è di andare a segnare, anche molti lo fanno, ad esempio molti che utilizzano questo sistema, di andare a descrivere anche nel dettaglio, quindi di andare a declinare, qui dico delle cose a caso, Dior magari perché l'evento è di Dior, piuttosto che scrivere che cosa state facendo, non lo so, visita eccetera eccetera, quindi di andare all'interno di una giornata ad inserire anche i dettagli su quello che state facendo in particolare. Ovviamente adesso per me è lavoro, però potrei scrivere un progetto, potrei scrivere matematica se stessi studiando eccetera eccetera. Opla.
poi sto scrivendo stortissima, quindi quindi la chiocciola in questo caso vi è utile anche come sistema visivo, in aggiunta all'agenda, per vedere subito tramite i colori cosa avete fatto o cosa dovete fare nella settimana, e poi anche come memoria storica per capire eravate fuori sì ma per che cosa, piuttosto che avete studiato sì ma quale materia eccetera eccetera, o quale progetto e così via. Sempre utile per me di fianco tenere la leggenda, perché potreste rischiare di dimenticarvelo e poi, come vi dicevo, nel tempo potrebbero cambiare le cose. Se ad esempio state lavorando su dei progetti o su delle materie, la leggenda diventerà la materia o il progetto su cui state lavorando, e in questo modo nel corso delle settimane potrete differenziarlo. Spero di non aver dimenticato nulla. Come sempre, se avete delle domande, dei dubbi su questo sistema, su come potete utilizzarlo, su come lo utilizzo io, cose che non avete capito o che magari mi sono anche dimenticata di dire, lasciatemele pure qui sotto fra i commenti e cercherò di rispondere a tutte quante voi. Per il resto vi lascerò il link qui sotto nel box informazioni dove potete scaricare questo template, che io ho preso da un blog americano in cui trovate il template già pronto da stampare e ritagliare, così come vi lascerò anche, come vi dicevo, i link che ho già fatto sull'organizzazione dell'agenda e tutti i prodotti che io utilizzo, in modo che non dobbiate ricercarli all'interno di altri video se magari è più pratico per voi farlo. Vi saluto quindi, vi auguro una bellissima giornata o serata a seconda di quando state guardando il video, e se vi va ci vediamo al prossimo. Ciao!